Buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Dodicesima volta che inizio questo video. Ce la faranno i nostri eroi? Non lo so. Ho dei grossi problemi con la fotocamera che mi va continuamente fuori fuoco. Non si sa perché. Le impostazioni sono le stesse di tutte le volte. Vabbè, perché io forse muovo, gesticolo, poi ho messo dei LED, può essere. Salve a tutti, io sono Daniela, questa è la prima puntata della nuova serie dei podcast creativi che ho deciso di inaugurare appunto prima di Natale, rispettando le promesse fatte nei video precedenti che vi invito a guardare. Vi chiedo innanzitutto scusa se non guarderò nel centro della fotocamera, ma lo schermino per vedere appunto se vado fuori fuoco, che non vorrei poi essere veramente tutto il video fuori fuoco, quindi perdonatemi un attimo. Ho il monitor della fotocamera che è accanto e quindi non sopra, e di conseguenza sposto la vista. Comunque sia, ho creato una location un po' natalizia perché tra 2 giorni è Natale e anche con il trucco sono abbastanza natalizia. Ho le labbra rosse anche se non si vede una cippa perché notte fonda praticamente, e quindi le luci sono quelle che sono. I prossimi video li farò di giorno, quindi ci saranno delle luci bellissime, meravigliose. Allora, ragazze, di cosa vogliamo parlare? Ragazzi e ragazzi, perché non è una community solo al femminile. Prima di tutto voglio ringraziare chiunque si è iscritto al canale nell'ultimo periodo. Ho avuto un discreto aumento, si parla sempre di numeri irrisori perché io non arrivo nemmeno a 5.000 iscritti, però ho avuto veramente un aumento e ringrazio tantissimo le ragazze che poi sono molto molto attive sul canale, mi danno tantissimi spunti e consigli, quindi grazie tante. Piccolo momento product placement, come si dice, quindi sponsorizzazione. Diciamo, mi piacerebbe che si riuscisse ad arrivare entro marzo a 5.000 iscritti. Mi piacerebbe proprio perché ho lasciato tanto andare il canale nei mesi scorsi per problemi, anche insomma l'anno scorso è stato un anno tragico e quindi non ho proprio fatto tanti video. Poi ora diciamo che la mia passione principale, che prima era la creazione di gioielli, mi è veramente un po' passata. Anche perché, ragazze, di che ce ne facciamo di tutti i gioielli che creiamo se nessuno ce li acquista? Quindi, dopo un po', dopo avere due scatoloni immensi pieni di creazioni e regalarli a tutti i parenti, ho deciso di stoppare un attimo con la creazione di gioielli perché sfortunatamente non ho una clientela, di conseguenza non ho neanche possibilità di fare mercatini perché dalle mie parti i mercatini non pervenuti. O quelli che ci sono fanno schifo o costano troppo e quindi è impossibile. Allora, diciamo, dove potevo spendere i miei soldi e il mio tempo? Nella maglia. Io nella maglia e nell'uncinetto. Io sono sempre stata appassionata di maglia e uncinetto. Fin da quando ero piccola, avevo una signora che mi aveva insegnato a ricamare. Non mi riesce più a fare il punto in taglio, però mi piacerebbe tanto rimparare. E diciamo, da quando ho iniziato a seguire questi podcast creativi dove le ragazze facevano vedere le proprie creazioni, spiegavano le cose, mi sono molto appassionata, lo trovo veramente molto rilassante, estremamente ispirante e quindi vi voglio mostrare, mostrandomi anche in volto, dando appunto seguito a un consiglio di Valentina Cosciani, che vi invito tutta a seguire, ma sicuramente la seguirete già perché è una bravissima, bravissima designer. E sponsorizzo in questo preciso momento il suo libro che è stupendo, meraviglioso, ve lo linko nel box informazioni, lo potete trovare su Amazon e vi arriva appunto a casa. Io non avevo mai comprato un libro, ma soltanto schemi, e devo dire la verità, è troppo bello avere un libro, quindi i prossimi li comprerò tutti. E diciamo che questo è anche grazie ai podcast di Martina Badiali, Badialima su Instagram, perché lei è veramente una appassionata di pubblicazioni, ha una cultura pazzesca della maglia, a parte è bravissima e fa dei progetti stupendi e quindi diciamo anche seguendo i suoi podcast mi piace tantissimo quello che mostra e quindi voglio appunto ampliare anche io le mie conoscenze e la mia collezione. Cosa dirvi? Allora,
Io creo a maglia e a uncinetto da tantissimo tempo, diciamo la mia formazione nasce a uncinetto, la maglia sì erano per fare i cappellini, il vestitino per la bambola quando ero piccolina, però poi avevo lasciato tutto andare perché mi ero appassionata ai gioielli e quindi ho cominciato a fare quelli. Poi come vi ho detto, le cose passano anche un po', magari in base a quello anche che ci succede nella vita, non lo so. Negli ultimi 2 anni, nemmeno, l'ultimo sì, 2 anni, anno e mezzo, diciamo che ho delle priorità diverse nella vita e di conseguenza, insomma, voglio fare cose che mi diano tranquillità, ecco, più che fare tante cose, avere dei gioielli che tutti li guardano e dicono wow, stupendi, voglio qualcosa che quando lo faccio mi dia soddisfazione. Ecco, al momento la creazione di gioielli non me la dava più perché per tanti motivi, perché magari c'è tanta competizione tra noi ragazze, c'è veramente questa lotta alla copiatura senza nemmeno, cioè io non ho mai non fraintendetemi, io non ho assolutamente nessuna opposizione alla copiatura se è fatta bene e soprattutto se la copiatura rende merito, cioè io vi faccio vedere un cappellino, faccio finta che questo l'ho fatto io, voi lo vedete e lo ricopiate, va bene? Mi piacerebbe che venisse detto, è stato preso ispirazione da un progetto di Daniela, ecco, questo già sarebbe qualcosa. Diciamo che è molto difficile, specialmente nella community della gioielleria, perché le perline sono sempre quelle, insomma, diciamo, non è molto fattibile dire il progetto è mio, cioè, diventa tanto complicato. E anche nella maglia così mi piacerebbe che si ritornasse tutti a fare quello che dovrebbe essere, cioè un hobby per chi lo fa per lavoro, un lavoro, ma che dovrebbe dare gratificazioni e mi piacerebbe appunto che anche sulla questione gioielleria fosse così. Al momento io vedo un po' troppa competizione e quindi anche quello mi ha portato a smettere. Cosa potevo fare nel frattempo? Maglia, uncinetto, borse, di tutto di più. Non so più dove mettere le cose. Ho fatto una struttura pazzesca per non farvi vedere il macello che c'è dietro a questo santissimo manichino. Perché ho 4 scatoloni pieni di creazioni di borse, ho una scatola piena, alta 50 centimetri di borse. Fantastico. Ne potrei cambiare una a settimana. Va bene. Come sempre, ragazzi, vi metto tutti i link nel box informazioni, il mio Instagram, il mio Facebook, dove potete vedere tutte le creazioni. Se c'è qualcosa che vi piace e lo volete acquistare, oppure avete delle commissioni, scrivete e sarà tutto realizzato con immensissimo piacere. Allora, io non ho grandissimi libri di cui parlarvi. Ah, prima di tutto, datemi dei consigli su come chiamare questa rubrica. Io la chiamerò il primo video, iniziamo i podcast di maglia, qualcosa del genere. Perché non so che nome dare a questa rubrica. Vorrei chiamarla, knitting. Ma non lo so perché Knitting Time sono quelli di Valentina. Parliamo di maglia, sono quelli di Martina Badiali, quindi non lo so. Mi piacerebbe dare un nome, quindi datemi assolutamente dei consigli. Cosa vi voglio far vedere? Voglio farvi vedere appunto questo libro stupendo che vi ho anticipato. È il nuovo libro di Valentina Cosciani, si chiama Muja, che sarebbe in dialetto triestino Muggia. Ci sono dei progetti, vi dico. Stupendi, veramente. Sono 2, 4, 6, 8, 8 progetti, uno più bello dell'altro. È veramente qualcosa di sconvolgente. La facilità con cui si riesce a seguire gli schemi di Valentina Cosciani è veramente assurdo. Io non ho un'esperienza nella creazione di maglie e maglioni, anche perché io ho una taglia molto abbondante, ho un XXL anche, diciamo ora sto in fase di dimagrimento fortissimo, quindi probabilmente prima ero una tripla X, ora sono una doppia X, ecco come tipologia di maglia, però non è che ho molta capacità di costruzione,
E ho sempre fatto difficilmente dei maglioni comprando lo schema su Ravelry o su Etsy o su giornali perché non riuscivo a capirli, cioè veramente non riuscivo a capire gli schemi, allucinante. Ho comprato degli schemi di Valentina, c'erano delle cose che non capivo, gli ho scritto, le ho scritto e lei mi ha risposto immediatamente, quindi c'è pazzesca. E poi sono andata a un suo workshop fatto a Firenze da Il Filomatto. Workshop bellissimo, non ho mai partecipato a dei corsi, però questo veramente è stato meraviglioso. Ho conosciuto delle persone stupende, ho fatto amicizia con delle ragazze di Firenze e ci siamo ritrovate a essere tantissime di Firenze, appassionate della stessa, insomma, legate dalla stessa passione. Quindi veramente è stata un'esperienza bellissima che rifarò a febbraio quando andrò da Wool Crossing a Torino per il prossimo workshop di Valentina Cosciani. E in quel frangente abbiamo iniziato un progetto che vi farò vedere, non è finito, è un work in progress, sono secondo me a metà. Poi diciamo ho dovuto fare altre cose, quindi l'ho un po' accantonato, però ora mi ci sto rimettendo di impegno, spero in un mesetto di finirlo. Perché io ho poco tempo, lavoro la sera dopo cena, quindi non è che ho tantissimo tempo, poi la gestione della casa e tutto mi porta via tantissime ore, oltre alle ore lavorative che non finiscono mai. E questo è un libro stupendo, vi dico subito che io l'ho comprato su Amazon a 17,99 € con Prime, spedizione gratuita. Mi è arrivato a casa il giorno dopo che l'avevo acquistato, quindi pazzesco. Vi metterò il link nel box informazioni direttamente dove potete andare per comprarlo se già non l'avete. E ci sono dei progetti più difficili e meno difficili, però diciamo sono progetti tutti fattibili. Io mi sono innamorata di questo cappellino, veramente è bellissimo. Mi sono comprata tutta una serie di colori di alpaca che avete visto nel video precedente. Non quello prima, ma quello prima ancora, quindi 2 video fa, perché lo voglio fare con l'alpaca. Lei lo fa con il maiac, credo, vediamo, ve lo dico subito, se lo trovo ve lo dico, perché eccolo qui. Lei lo fa con, sì, il maiac e baby yak, però io non ce l'ho, è un filato molto costoso, quindi al momento, diciamo, non posso comprare tantissimi filati molto costosi. Lo voglio provare assolutamente, penso che per il mio compleanno mi farò il regalo di acquistare lo yak, perché che è a marzo, quindi abbiamo di tempo, e perché voglio appunto provare questa fibra, però lo voglio fare con l'alpaca. Questo cappellino è meraviglioso, c'è anche la maglia. Però la maglia, essendo a righe orizzontali, io già sono grossa, la riga orizzontale allarga ancora di più, quindi diciamo che la maglia aspetterò a essere diventata magra, forse tra 20 anni, ma vedremo, vedremo. Nel frattempo, ho realizzato dei progetti di Valentina, ho realizzato 2 cappellini, che secondo me sono bellissimi. Allora, uno ve l'ho fatto vedere nel video, precedente a questo, dove facevo vedere la review dei filati di Borgo dei Pazzi. Ah, volevo dirvi, in merito a quel video, che il filato Amore Mohair non è disponibile, non è più disponibile. Non so se è fuori produzione o se proprio non verrà più realizzato, se ritornerà, non lo so. Mi dispiace, ma io non lo sapevo, non me era stato detto. Altrimenti ve l'avrei detto, però vabbè. Io sicuramente voglio acquistare l'Amore 240, mi pare si chiami Amore 240, credo, e perché sono troppo curiosa di provare questo filato, quindi lo acquisterò. Comunque sia, questo cappellino si chiama Billy, è questo, realizzato nei toni del viola e del grigio, ma con queste luci sembra tutto giallo. Vediamo di provare a cambiare. Vabbè, ora sono con le luci fredde, meglio? Ma forse un po' morta così, un po' mortisia. Così le luci gialle fanno schifo, mettiamo le mezze, ecco. Questo è il cappellino, io lo amo, però non mi sta. Ve lo faccio vedere indossato. Ma il cappellino, cioè, mi starebbe. Boh, ragazzi, mi è dimagrito la testa, perché non si spiega. Mi starebbe anche, fantastico, me lo metto domattina per andare al lavoro. È bellissimo, ragazzi. A parte che a me i cappelli mi stanno abbastanza bene, però non è stupendo. Non è bellissimo questo cappellino meraviglioso? Cioè, stupendo.
stupendo, bellissimo. Lo voglio però realizzare in un filato un pochino più spesso, in modo che venga proprio com'è nella foto che lei mette sullo schema, cioè che deve essere un po' più a papalina, ecco. E quindi stupendo, comunque è diminuita la testa, non so se è segno buono, forse è il cervello che se ne va, vabbè. Poi ho fatto un altro progetto. Ah, vi volevo far vedere. Ah, Giulientina, ciao, vieni a salutare le persone, vieni, che ora non puoi salire sul tavolo. Questa è la mia catta, una dei due, che tutte le volte che faccio dei video arriva a disturbare. La disturbatrice, vero Puccini? La disturbatrice? Amore, ciao. Ciao Patatinis, ciao. Non so per quanto ne avremo ancora, perché lei quando arriva è segnaccio, perché butta tutto in terra. Comunque, cosa vi volevo dire in merito a questo progetto? È un progetto veramente molto facile. Io non ho mai lavorato a colori. Non ho mai fatto dei progetti dove c'era più di un colore, è stato il mio primo. Ci sono degli errori, ci sono dei fili che ho tirato di più, ci sono dei punti dove invece ho tirato poco il filo e diciamo la maglia si è un po' aperta. Non l'ho lavato perché non avevo niente di lana da lavare, e poi non ho avuto veramente tempo di lavare roba di lana, è stata una settimana assurda. Quindi non ho veramente avuto modo di lavarlo, vi aggiornerò nel prossimo podcast. Però devo dire la verità, sono molto soddisfatta. Giulietta, non venire sul tavolo, ti prego. No, Giuliettina, non ce la puoi fare. Dove vuoi andare? Non ci si può andare qua, dai. Scusate, abbiate pazienza. Picchi, vieni qui. Vieni qui, amore, vieni qua. Se no chiudo la stanza è meglio, se che dici? Ti aiuto. Ciao. Vai in cucina. Ragazzi, è una tragedia. Scusate, 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 ma ho dovuto buttare fuori la gatta perché altrimenti salta da tutte le parti, perché lei vuole venire in collo, questa è l'ora delle coccole, insomma, le coccole le faremo dopo. Cosa vi voglio dire di questo cappellino? È stupendo, le coste di torte sono pazzesche, cioè io non avevo mai fatto le coste di torte, le amo, sono stupende, c'è una definizione del punto pazzesca, cioè ragazzi, è bellissimo. Ma anche fare tutto un collo a coste ritorte, cioè stupendo. Poi ho fatto, cosa vi voglio dire? Niente, basta, questo cappello è bellissimo. Lei nel tutorial, insomma nel non nel tutorial, nello schema usa il Mayac Baby Yak, ma io non ce l'ho e quindi ho utilizzato l'Amore Moir di Borgo dei Pazzi. Ho realizzato poi un altro schema, sempre di Valentina, che è questo, il Blue Poppy. Bellissimo. È un progetto in collaborazione con Mayak, anche questo. Non so se era su una pubblicazione, su Folie Tibetane, perfetto. Io ho acquistato appunto lo schema su Ravelry, gliel'ho praticamente quasi acquistati tutti gli schemi perché mi sono innamorata delle sue creazioni. E anche soltanto per supporto a una creativa che adoro, io ho comprato gli schemi. Poi tra 20 anni li farò tutti, però veramente anche per supporto, ecco, per supportare la vera creatività. Ho appunto realizzato questo. Questo è stato il mio primissimo progetto di Valentina, il mio primo cappello, non ne avevo realizzati altri e sono soddisfattissima, mi piace tantissimo. Ora me lo metto, a me questo mi sta perfetto. Cioè, questa è proprio la misura della mia testa. Top. Questo mi piace tanto. È bello, è comodo, è stupendo. Cioè, ragazzi, è di una finezza questo cappello. Stupenda. Poi, con questo, no, dico, con questo particolare qui che si tira su, che poi si può mettere anche, diciamo, un pochino più centrale, no? Tipo così, un pochino più centrale. Ora, vabbè, non sono una capra a mostrare le cose, però un pochino più centrale così, è molto francese, molto elegante, ecco, mi piace tanto. Poi questa cuffiettina io la amo, veramente, la adoro, mi piace tantissimo. Io ho una circonferenza della testa enorme, perché io ho una circonferenza di 58-60 centimetri, che per essere una donna è tantissimo. Quindi è sempre un problema quando gli schemi arrivano massimo a 54 centimetri, 56, perché ho paura sempre che non mi stiano. Però ho utilizzato, invece dello Yak, perché come vi dicevo non ce l'ho, un filato di Ice Yarns, vi faccio vedere quale, che
che è praticamente questo, il Silk Merino di K. Non c'ho niente di aperto, no, troppo di casino, sì, chi se ne frega. Il Silk Merino di K, eccolo qui. È un filato fatto con il 35% seta e 65% lana merinos. Un filato molto bello, devo dire la verità. Non so come si comporta una volta lavato questo filato, non lo so. Forse un po' slagherà perché la lana merinos cede, quindi forse lo potevo fare anche un capellino più stretto, però vabbè, non me ne importa. Si lavora facilissimamente e questa lavorazione qui di questo scambio di colore è stupendo. E io ho intrecciato tutte le maglie perché mi piace di più la maglia intrecciata che non la maglia, non so come si chiama, stranded credo, ragazzi non lo so, non ci capisco niente. La parte delle diminuzioni crea questo vortice che è veramente bellissimo. Devo dire la verità, soddisfattissima, mi piacciono tantissimo. Poi cosa ho realizzato? Cose così, a caso. Ho realizzato una fascia per la testa. Molto semplice, ragazzi, questa è proprio una fascia super facile. Ho visto che l'ha realizzata, ha fatto un tutorial Oana Oros Bonaccorsi, però io non avevo visto il suo video, cioè io avevo fatto una fascia, non era una fascia, era una striscia, che doveva diventare uno scaldacollo. Però poi ho finito il filato, non avevo altro, neanche della stessa grandezza e nemmeno dello stesso materiale, quindi cosa ho fatto? L'avevo chiusa. Poi ho visto il suo video, l'avevo chiusa in un altro modo, poi ho visto il suo video e mi piaceva questo effetto fiocchino e quindi l'ho realizzata. Allora, questa in teoria sarebbe da portare così, no? Ma a me così non mi piace. Allora io come la metto? La metto laterale, così. Così, molto molto francese, diciamo, è molto carina. È un filato vecchissimo che si chiama Mille Fili di Tessiland. È un filato lana, non 100% lana, lana e acrilico credo, non mi ricordo, però molto bello, però un po' costosetto forse. E però è veramente un bel filato, il punto viene molto ben definito, molto bello. È una fascia che si lavora facilissimamente, proprio a prova di super principiante. Con cosa l'ho abbellita? Con un fiore in porcellana acquistato alla Fiera della Creatività a Firenze il 1° di novembre. Fiera bellissima, sono molto contenta di essere andata e di non essere andata da altre parti. Veramente è stata una piacevole giornata, sì, devo dire la verità. Poi cosa ho realizzato che non siano borse? Ho realizzato uno scialle da un progetto di un lac fatto da Teresa Baiardo su Facebook. Ve lo faccio vedere molto velocemente perché non so nemmeno se si può far vedere, quindi non vorrei creare confusione. Eventualmente lo chiederò e se lo posso mostrare ve lo faccio vedere in un prossimo video. È un tutorial fatto puntata puntata, diciamo, ogni 2 giorni si faceva un pezzo e è stato bellissimo perché io il punto pizzo non l'avevo mai fatto, ho imparato un sacco di cose, quindi soddisfatta anche di questo. E devo dire la verità, ci sono dei punti bellissimi, vi faccio vedere questo punto pizzo qui a rombi che è qualcosa di sconvolgente, bellissimo, lo voglio assolutamente rifare in altre cose. E poi cosa ho fatto di progetto grosso, finito e strafinito? Questo mega infinito, wonderful, lunghissimo perché è qualcosa di assurdo, sarà lungo 2 metri, scialle triangolare, molto semplice, non ho preso il tutorial da nessuna parte perché è soltanto maglia rasata e punto traforato, quindi cioè, ragazzi, se sapete fare un punto traforato, ciao, magari non vi viene lo stesso che è questo qui, ma veramente un punto traforato qualsiasi che dia apertura appunto e volume allo scialle, realizzato con una cake presa sempre da Ice Yarns, che è questa, la Cake Hull Light Glitz, che è questa. E è con composizione 10% lana Lincoln Long Hull,
24% lana, 62% acrilico e 4% lurex metallico in 200 grammi 800 metri. Allora, io ho uno scatolone pieno di filati ice. Diciamo che, come vi ho detto nel video degli acquisti su Borgo dei Pazzi, sto cercando di diversificare e comprare sempre meno acrilico, o comunque filati dove c'è poca percentuale di acrilico o c'è, diciamo, massimo un 30%, ecco, non di più. Questa è una lana, è un filato molto bello. Un po' pallosino da lavorare, vi devo dire la verità, perché il lurex tende a uscire dal binario del filato, non è un filato ritorto, è molto ritorto, diciamo. Quindi cosa succede se vi scappa un punto e il lurex cosa fa? Si tira, si può rompere, insomma, è un po' particolarino. Questo pelo così lungo che ha in alcuni punti tende a fare l'effetto infeltrimento di questa lana, perché ci sono dei punti dove il filo sembra quasi infeltrito, ma non è infeltrito, è soltanto una, cioè tutto questo pelo si raggomitola tutto nello stesso punto e crea tipo un infeltrimento. Però vabbè, si lavora. Disfarlo è un po' più difficoltoso, appunto per la trama del filato. Io consiglio sempre di non disfare, perché io se posso non disfo, cioè butto via veramente. Se dovessi disfarlo un progetto, ciao. Perché vi ho fatto vedere questo colore? Perché ho realizzato lo stesso scialle identico per mia zia. Siccome però ho finito lo scialle mentre lei era presente, non ho avuto modo di fare nemmeno una foto. Quindi sono veramente assurda. Comunque, sulla mia pagina Facebook e credo anche su Instagram, credo, ma non sono sicura, ho messo la foto dello scialle sul manichino, quindi andate a vedere. È veramente uno scialle caldissimo, ci si sta benissimo. Io lo metto a mo' di sciarpa, oppure l'altro giorno che ero al lavoro e non avevo l'ombrello e pioveva tantissimo, cosa ho fatto? Cioè, sembravo veramente una scappata di casa. L'ho fatto così. Quindi la parte della punta l'ho messa dietro. Ho girato davanti lo scialle e poi ho preso la punta e l'ho messa sulla testa. Praticamente mi sono creata una copertura. Oh, ma che carina! Una copertura per la testa stupenda, cioè top. Con cosa l'ho bordato? Con una pellicetta ecologica 100% poliestere, che non mi piace assolutamente perché è molto dura, si sente proprio che è poliestere. Che si chiama Eyelash. Io ce ne ho quattro gomitoli ancora e poi stop. Non ho comprato altri colori di questa pellicetta perché appunto è poliestere e è dura e quindi non mi piace. Però il colore ci stava molto bene. Mentre a mia zia gli ci ho messo questa, tutta torno torno. È una rocca che mi aveva mandato in regalo una mia amica. E molto sbrilluccichina, tutta su questi toni del blu, ci stava molto bene e lei è rimasta molto molto felice. Cosa ho di work in progress? Ho già parlato 30 minuti, cioè io sono proprio prolissa. Cosa ho di work in progress? Allora, ho questo progetto dentro a questa meravigliosa project bag, bellissima, e questa sarebbe proprio stupenda come borsina per andare a passeggio. Io ci metterei una tracolla e me la porterei perché è bellissima. Ordinata da Miriam Fornelis, cioè My Crafty Dreams. Lei è una ragazza sconvolgente. Io non so se l'ho già detto all'inizio video, perché nei 4.400 inizi avevo già detto qualcosa, però perdonatemi, non so se l'ho già detto. È una ragazza che io vi consiglio caldamente di acquistare da lei dei progetti, perché fa delle cose rifinite in un modo assurdo. Lei è di una precisione che un negozio non ha, cioè un prodotto di marca o comunque un prodotto industriale non è rifinito bene come questo. Allora, ha la cerniera a scomparsa, è già lì. È completamente foderata, e te la vi faccio vedere, tolgo il progetto che c'è dentro e ve la può vedere, perché cioè, merita qualche minuto veramente. È foderata tutta completamente, cucita in maniera impeccabile. Io non so come sia possibile, sono una capra a cucire, devo fare un corso assolutamente. Con la taglierina con scritto My Crafty Dream, la parte sotto ha la stessa fodera dell'interno
e ha questo braccialino appunto per appenderlo, per metterlo a una sedia, insomma è bellissimo. Dentro c'entra tranquillamente un maglione, quindi pazzesco. Per il lavoro che c'è dietro per fare una project bag, devo dire il prezzo è estremamente valido. Quindi vi consiglio, se avete bisogno di project bag, di sentire appunto lei. Le ha anche sulla sua pagina Etsy, quindi andate a vedere. E che dire, lei mi ha mandato diverse foto con scegli la tipologia del tessuto e io ho scelto questo perché mi sento molto romantica e comunque sia la fantasia così parigina mi piaceva tanto, la trovo molto elegante, molto carina. E contestualmente ho acquistato la meraviglia di Natale, che è questo stupendo, meraviglioso, bellissimo alberino di Natale. Ma quanto è bello, ma quanto è meraviglioso, ragazzi, ma cioè, io sono entusiasta. Quando mi è arrivato, Alessio ha detto, oh, perfetto, mettiamolo in cucina. No, questo sta nella stanza delle creazioni, sulla stampante, perché è bellissimo. Io poi ho una stoffa identica, quindi c'è fantastico. Cioè, da notare tutti i fiocchettini, cuciture sconvolgenti, non c'è un filo tirato. Io non so come abbia fatto a fare le cuciture invisibili, non ne ho idea. Ma è un alberino di Natale bellissimo, per il lavoro che c'è dietro è regalato, perché lo fa pagare veramente troppo poco, è stupendo, bellissimo. E l'ho messo qui insieme al villaggio di Babbo Natale che ho comprato stasera, ma quanto è bello. Questo, diciamo, lo regalerò a mia suocera perché lei fa la collezione dei Babbi Natali e quest'anno gliene ho regalati tipo 12. E questo era bellissimo, cioè Babbo Natale venditore, ma vi rendete conto? Cioè, stupendo. Comunque, va bene. Cosa c'era dentro questa magnifica project bag? C'era questo progetto che si chiama Rente, che è questo. È un cardigan bellissimo a progetto di Valentina Cosciani, che noi abbiamo fatto, abbiamo iniziato al workshop di Firenze. È un progetto molto bello, lungo ma bello. È un cardigan dalla linea moderna, perché è abbastanza corto, non è lunghissimo sotto il sedere, ma si può comunque allungare a nostra discrezione. Poi però bisogna tenere conto del peso del filato, che è un po' pesantuccio, e ha tutto un punto pizzo bellissimo sia sul bordo, quindi su tutto il bordo, che io ancora non ho iniziato. Praticamente qui è tutto punto pizzo, che poi viene ripreso anche tutto dalla manica. E io cosa ho fatto fino ad ora? Vediamo se ora perdo i ferri, perché sono capace anche di questo io, ragazzi, sono capace. Io ho fatto tutta la parte del collo, le maniche, insomma le spalle, sono arrivata fino all'apertura della manica. E ora sto facendo appunto la lunghezza, quindi questa parte che va da sotto, cioè da questo punto qui fino alla lunghezza a cui voglio arrivare, che secondo lo schema sono 38 cm, e quindi vediamo un attimo. Io sono all'incirca 17 cm, quindi ancora ho da lavorare, poi da fare tutto il punto pizzo, insomma, ho veramente da lavorare. Con che filato si fa questo progetto? Con un filato bellissimo, che è questo. Eccolo qui, il filato Milli di Borgo dei Pazzi. Filato meraviglioso, stupendo. Questo colore è bellissimo, è un colore borgogna che poi si intona benissimo ai capelli. Ora mi ha un po' scaricato, però settimana scorsa era proprio rossa, quindi ci stava benissimo, un bel rosso scuro. E questo filato cos'è? 50% lana, 25 acrilico, 25 poliestere, 100 grammi, 270 metri. È un filato che sviluppa tantissimo, cioè io per fare tutto questo pezzo ho utilizzato per ora 3 gomitoli, sono al terzo gomitolo, quindi penso che 6 gomitoli mi bastano, spero vivamente. Comunque sia, lo ricomprerò questo filato perché lo amo tantissimo. Sembra un tweed a vederlo, però ha una consistenza particolare, scivola benissimo sui ferri IAIA, sui Knit Pro a me non mi scivola questo filato, ma da quando io uso gli IAIA sto benissimo solo con quelli. E c'ha questi puntini di colore che gli danno del movimento, è bellissimo, è un filato stupendo. Quando poi avrò finito il progetto ve lo mostrerò. Poi
Un'altra cosina che devo finire, voglio finire per Natale perché la voglio regalare alla mia mamma, è questo. È un centrino. È un centro, perché non è un centrino. È un centro. Allora, io non so quanto si vedrà. Ora mi si distruggano i punti. Allora. È stupendo. Cioè, diciamo che sono le trippe del fucsia, rosso, bordeaux, borgogna. Ecco. Questo io è un centro che ho iniziato un anno fa. Poi l'ho accantonato e lo ho ripreso in mano. È un tutorial di Svitlana Maronju. Se volete, Victoria Svitlana Maronju. Poi vi metto tutti i link nel box info, quindi insomma andate a vedere. Però vi dico subito come si chiama il progetto, insomma il video tutorial. Si chiama, aspettate, si chiama Centrino Rosa Antica. È questo, è praticamente questo qui. Mi metterà mai a fuoco, sì. Rosa Antica. Ve lo metto nel box info. Sono una serie di video, 4 video da un'ora, quindi lunghetti, però veramente spiegato benissimo. È un centro stupendo, quando l'avrò finito sarà stupendo e lo voglio finire appunto per Natale, perché lo voglio regalare alla mia mamma. Quest'anno i miei regali di Natale sono stati incentrati un po' come sempre su il fatto a mano, e quindi qui voglio aprire un discorso un po' più narrativo, diciamo, perché le creazioni sono finite, a parte questo scialle che però non è nuovissimo, però per voi è nuovo perché non l'avevo mai fatto vedere. È il classico scialle appunto virus, che è stupendo, bellissimo, cioè proprio bello, proprio un bel punto. E io ci ho fatto già 3 scialli, uno l'ho regalato, 2 l'ho regalati e questo è qui. Oh, stai buono. Okay. Voglio fare un discorso narrativo per concludere. Il discorso dei regali fatti a mano. Capisco che è tanto difficile far capire quanto tempo ci vuole per fare un progetto. Lo so, lo so, perché io ho regalato la marea dei progetti a parenti che non hanno nemmeno mai avuto l'accortezza di indossare mezza volta la cosa che gli ho regalato. Ora, io non regalavo prodotti d'abbigliamento, quindi magari uno diceva mi ha fatto un cappello, non mi sta, e anzi mi fanno schifo, vabbè. Facevo comunque dei regali abbastanza neutri, o comunque so che alla persona gli piace il rosa, allora gli facevo un gioiello sul rosa, oppure so che questa persona gli piace un progetto sul blu, gli fa qualcosa di blu. Ecco, non è che io avevo la scatola delle creazioni, pescavo dentro e regalavo, no. Diciamo che partiva sempre un lavoro a monte dietro. Alcuni parenti proprio non hanno dato mai una santa soddisfazione, mentre altri veramente mi danno grandi gratificazioni. Infatti tutti gli anni gli faccio 18.000 pensierini, cosa che farò anche quest'anno. Quest'anno cosa ho deciso però di integrare, oltre alle cose che faccio io? Ho deciso di acquistare da una ragazza che si chiama Julia Candles, della Liguria, delle candele intagliate fatte a mano. Nel prossimo video ve le faccio vedere, lo registrerò, poi ve lo metterò dopo Natale, perché poi saranno consegnate alle varie persone, e siccome questo video lo metterò prima di Natale non voglio spoilerare a nessuno, visto che ho la mia sorella che li vede i video mia, credo, spero, e o comunque insomma non voglio spoilerare a parenti i loro regali. Devo dire la verità, ho incentrato i regali sul fatto a mano. Perché? Perché comprare qualcosa di industriale, già fatto, lo trovo molto scontato. Per chi crea, è un, secondo me, capisce il valore della cosa. E quindi, boh, io mi trovo sempre molto più a mio agio a regalare qualcosa che ho fatto io, ecco, piuttosto di qualcosa che ho comprato, a meno che la persona alla quale devo fare questo regalo mi dice: guarda, a me serve questa cosa, mi piacerebbe tantissimo questo profumo, questa gonna, questa maglia, allora è diverso. Ma se la persona mi dice: io non voglio niente, oppure io ho tutto, non so, boh, che ne so, ecco, allora ti regalo qualcosa che faccio io, perché è proprio una cosa pensata per te, fatta con amore. Poi se non viene apprezzata, pace, però diciamo che per me è una gratificazione. Io ho sempre regalato a alcuni miei parenti, alcune mie zie, le cose fatte da me, perché so che lo apprezzano tantissimo, e quindi sono molto, sempre molto predisposta alla creazione di progetti.
Cosa dire poi? Voi cosa ne pensate del discorso del fatto a mano? So che Valentina Cosciani aveva fatto un video dove diceva che lei non regala più cose fatte a mano perché la gente non gli dava soddisfazioni. Su questo ha ragione, perché è molto difficile, capire il lavoro, il tempo, la costruzione di un progetto, quanto ci vuole a realizzarlo, e magari puoi sentirti dire sì, vabbè, ma è fatto a mano. Ecco, questo sminuire il fatto a mano ti fa passare la voglia di realizzare le cose, questo è vero. Vero anche che è una mentalità prettamente italiana, perché all'estero non è così. Ecco, secondo me all'estero c'è molta più valorizzazione del fatto a mano, mentre qui in Italia sì, fatto a mano uguale cosa di poco valore. Io quando facevo dei mercatini mi veniva detto che erano molto più appetibili le cose cinesi, cioè il classico ciondolino in metallo che tutti hanno, piuttosto che un ciondolo ricamato tutto di cristalli, perché, e magari anche allo stesso prezzo, perché poi io ho sempre sbagliato, la mia amica Giuliana mi ha sempre detto che ho sempre messo dei prezzi troppo bassi, ha ragione, ragionissimo al 100%, però io ho sempre pensato che è meglio vendere qualcosa che non vendere niente. Magari avrò svalutato un po' il mio lavoro, sicuramente. Mi devo mettere gli occhiali perché questa luce mi ha accecato praticamente. Però boh, ho sempre pensato che fosse meglio vendere pochino a vendere qualcosa, insomma. E qualche signora mi diceva, dice, ma però ce l'hanno uguale i cinesi. Ecco, no, quando si parte con questo concetto, te non puoi capire l'artigianato, non dovrai nemmeno comprare mai qualcosa di fatto a mano. Mentre mi è stato scritto da persone straniere che vedevano i video, so quanto lavoro c'è dietro e veramente il tuo progetto dimostra tutto il tempo che ci hai messo. Quindi, insomma, una considerazione molto diversa. Peccato che in Italia ancora questa cosa deve un po' migliorare, ecco. I miei nuovi propositi, i miei buoni propositi per il 2020, diciamo, è anche quello: far capire alla gente cosa vuol dire fatto a mano. E quindi lo cercherò di spiegarlo sempre bene, anche quando faccio dei progetti, di spiegare anche quando mi viene chiesto come l'hai fatto. Ecco, a me piace argomentare tanto. Posso sembrare prolissa, posso sembrare un po' spocchiosetta, però secondo me più spiegazioni dai e più la persona capisce il vero valore dell'oggetto o della creazione, insomma, di qualsiasi cosa. Altri buoni propositi, quali sono? Comprare meno cose, comprare meno filati, anche se è una droga e soprattutto è veramente bellissimo acquistare filati. Però io non so veramente più dove metterli. Se vi faccio un video della stanza vi spaventate perché io ho 60.000 gomitoli. Diciamo, gennaio sarà il mese del ripulisti. Tante cose le venderò a prezzo di acquisto, quindi senza guadagno. Soprattutto filati che prima mi piacevano tanto, ora non mi piacciono più. Da quando ho conosciuto le fibre un po' più nobili, diciamo, è normalissimo che ti passi la voglia delle fibre un po' più scadenti, e quindi tante cose le darò via. E però diciamo, voglio provare ad acquistare meno filati, ma più di qualità. Ecco, sì, questo di sicuro. Altro buon proposito per il 2020: fare più corsi. Iniziamo subito a febbraio con il corso a Torino da Hull Crossing. Non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora di andare a questo nuovo corso perché sono troppo entusiasta. Dovrebbe venire anche il mio compagno con me, Alessio, quindi sono molto molto felice. Non so che farà lui tutto il giorno, però qualcosa si inventerà. E anche perché noi Torino non l'abbiamo mai vista, quindi prenderemo un fine settimana e il giorno dopo staremo a Torino. Poi sicuramente voglio viaggiare un po' di più, quello di sicuro. Voglio coltivare un po' più le amicizie, perché per esempio ho un'amica che è 6 mesi e non ci si vede e quindi voglio assolutamente coltivarla di più. E poi quale altro buon proposito? Niente, essere felice, essere contenta, serena, continuare quello che sto facendo, ecco. Ci sarebbero tante cose che uno si può aspettare dall'anno nuovo. Sicuramente la mia cosa è continuare la dieta che non ne posso già più.
sto vedendo dei risultati, sono molto contenta, però è molto molto faticoso, quindi diciamo mi ci vuole tantissima concentrazione e diciamo il lavoro a maglia mi aiuta moltissimo perché non mi fa venire voglia di andare a spiluzzicare, quindi top, è diciamo un ottimo alleato della dieta. Ragazzi, io ho parlato per 50 minuti quasi, non ho più voce né saliva, la prossima volta una tisanina ci vuole. Fatemi sapere che ne pensate di questi video così, senza grandi cose particolari, grandi editing, un po' più chiacchiericci, ecco, per condividere i nostri progetti. Fatemi sapere che ne pensate, se vi ha fatto compagnia, se ci sono cose da migliorare, mi raccomando, ditemele perché io aspetto i consigli di tutti, perché insomma mi servono per crescere. Se non siete iscritte, iscrivetevi al canale, condividete, spolliciate, fate quello che volete. Su questo condivido molto il pensiero di Valentina che dice di spargere il verbo della maglia, sono d'accordissimo. Spargetelo anche tra vostri amici e parenti, fateli iscrivere perché tutto fa. E cosa dire anche? Niente, buon Natale, spero che ci rivediamo prima della fine dell'anno, magari per un video un po' più corto se ho qualche progettino finito. E soprattutto ragazzi, datemi consigli sul nome per questo podcast perché io non so come nominarlo, quindi mi serve un aiuto. Ah, nuovo progetto per il 2020, imparare a fare i calzini a maglia perché sono troppo curiosa di imparare, quindi sarà il nuovo progetto dell'anno. Da gennaio ora voglio finire tutti i progetti che ho ammezzato. Prepariamoci per altri video dove vi faccio vedere quello che ho realizzato. Ragazzi, questo è quanto. Buon Natale, passate delle buonissime feste in compagnia di amici e parenti. Voletevi bene, create, lavorate a maglia, regalate tante cose e lasciatemi tanti commenti e tanti pollicini in su. Ragazzi, ciao, questo è quanto. Io vi saluto, vado a mettere tutto a posto, struccarmi e andare a letto che sono morta. Alla prossima!